Incontro solidale a Villaricca. La Proloco incontra l'associazione AMAMI, acronimo di Associazione Mariana Assistenza Malati d'Italia. Nella serata di lunedì 11 novembre, presso la struttura Villa Maria di Villaricca, si è tenuto un torneo di burraco di beneficenza per sostenere l'associazione AMAMI, un progetto nato 55 anni fa che si occupa di donare sogni e speranze agli ammalati, organizzando pellegrinaggi gratuiti a Lourdes. Attraverso raccolte fondi e iniziative varie, utilizzando anche il sostegno delle parrocchie, l'associazione riesce a portare nella cittadina a sud-ovest della Francia coloro che non hanno la forza, sia fisica che economica, per affrontare questo tipo di viaggio. L'obiettivo è quello di far riacquisire la fede, la speranza e la carità persa a causa della malattia. Proprio attraverso questo pellegrinaggio si riacquista la voglia di andare avanti, combattendo contro la propria malattia con uno spirito nuovo. La Proloco di Villaricca e l'emittente televisiva Campania Felix si dimostrano per l'ennesima volta sensibili a cause solidali come questa, offrendo il proprio sostegno per i progetti futuri. Siamo qui con Fabio, che stasera dedica il suo impegno a questa associazione. Ci racconti un poco? Sì, sono Fabio, un volontario dell'associazione AMAMI. AMAMI, Associazione Mariana Assistenza Malati d'Italia. L'associazione che ha più di 55 anni ha un unico grande scopo, quello di poter portare in pellegrinaggio a Lourdes i nostri fratelli ammalati, quelli soprattutto quelli che non possono permettersi un viaggio del genere, e quindi attraverso le questue, attraverso le parrocchie, eventi, ecco, tornei di burraco come quello organizzato dall'avvocato Campagnola, siamo qui per cercare di avere in offerta l'opportunità di poter portare attraverso questa stessa offerta un ammalato gratis in pellegrinaggio a Lourdes, ammalato che purtroppo per il suo male, per la sua triste disavventura è chiuso in se stesso, è chiuso nella sua malattia e quindi anche in una forte crisi spirituale, anche depressiva. Qui interveniamo noi in qualità di associazione, cerchiamo che attraverso questo pellegrinaggio riacquisisca la sua fede, la sua speranza, la sua carità, quella che è persa attraverso chiaramente la malattia, e lì accade qualche cosa di meraviglioso. Qualche cosa che stesso il contatto con altre disavventure, con altri fratelli ammalati, lo stesso ammalato pellegrino che è venuto con noi riacquista quella voglia di andare avanti, combattendo con la sua malattia ma con uno spirito diverso. Ecco, acquista quella voglia di continuare ad andare avanti col sorriso, perché non è l'unico ammalato che purtroppo è stato colpito gravemente da questa disavventura. Come il giovane Aiello, no, che ha avuto un incidente sul lavoro, siamo qui con la sua opera. Lui con quella lettera che tu ci racconterai adesso, ci leggerai se vuoi leggere, fa questa opera per sentirsi vivo e ha detto che insomma ci sono le spine, però puoi dare le spine alla roba. Allora, Gabriele Aiello è un ragazzo colpito da una forte disgrazia, quello che l'ha purtroppo paralizzato sulla sedia a rotelle, e lui aveva un hobby, non era neanche un mestiere, era un hobby quello di fabbricare presepi, e lo faceva così per divertimento, al che lì a Lourdes, parlando con dei nostri amici barellieri: Gabriele, ma tu che fai nella vita? No, io mi diverto a fare presepi. Ma ci ha fatto vedere alcune foto delle sue opere, l'abbiamo fatto diventare un lavoro, e lì si è appassionato talmente tanto che addirittura ha avuto la brillante idea di poterci fabbricare queste campane presepiali che vengono appunto raffigurate nella natività, e ce le ho offerte così per poterle poi vendere e ricavato di poter portare comunque altre persone che lui stesso ha avuto la fortuna di essere con noi ospite come in qualità di ammalato a Lourdes, e lui stesso vuole fare in modo che altre persone che hanno avuto la sua stessa disgrazia possano venire con noi a Lourdes grazie a questo incentivo, che naturalmente attraverso la vendita di queste campane presepiali. Quindi l'associazione è strutturata con delegazioni, voi siete della Campania, quante persone ammalate riuscite a portare qui dalla Campania ma da tutti i danni? Noi siamo un ente religiosa riconosciuta dalla Curia di Napoli, e grazie veramente all'aiuto di tantissimi benefattori, tantissimi parroci che si attivano sul territorio, su tutto il territorio campano, ecco, quindi lo sottolineo, possiamo portare gratuitamente a Lourdes più di 130 ammalati l'anno, e questo conta in 55 anni più di 10.000 ammalati.
Quindi Villaricca c'è, Villaricca ti sta vicino, grazie anche all'avvocato Campagnò che adesso ci racconterà, voglio dire, di questo suo impegno, di questa sua passione. E quindi ringraziamo anche Maria Granata della Lanterna Villa Maria. Sì, io questa sera ho avuto l'occasione di raggiungere un obiettivo che mi ero prefissata già da quando ero andata a Lourdes l'anno scorso. Ho conosciuto questa associazione che ritengo essere composta da angeli. Angeli, infatti li definisco angeli con un marchio, perché ogni volta che si vive questa esperienza, non solo da ammalato ma anche da pellegrino, l'Amami riesce a trasmettere gioia, serenità e tranquillità agli ammalati in quel luogo. È capace con i suoi volontari, dove anche sono rappresentati da giovani come tutti noi, giovani persone con lavori, con impegni personali, professionali, che abbandonano tutto e si dedicano una settimana, iniziando da un pellegrinaggio che si svolge in un treno, animato da canti, cori, da musica che trattengono appunto i pellegrini nel disagiato, perché comunque è disagevole il viaggio in treno. Quindi sono orgogliosa, ringrazio chi ci ha accolto, Hotel Maria, Hotel de Lanterna, Maria Granata, ringrazio l'Amami, Fabio Terinone che mi ha dato questa forza, e ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questo evento. Villaricca c'è, Villaricca, quando si tratta di solidarietà risponde insomma sempre. Noi ringraziamo noi te, io anche come presidente della Prolo, ringrazio innanzitutto tutti quelli che hanno partecipato, no? E darei la parola a chi poi l'esperienza la fa direttamente. Io ho avuto la mia figliola che è segretario comunale, che l'ha fatto una decina di anni fa, e mi ha detto che è veramente una cosa bellissima. Ce lo racconti anche tu? Sì, io vado a Lourdes come volontaria da 4 anni, da quando avevo 15 anni, ed è un'esperienza fantastica. E egoisticamente parlando, trovo ovviamente che sia ovviamente... sì, assolutamente. E appunto io ci vado perché trovo che sia un'esperienza bellissima, che chiunque dovrebbe vivere almeno una volta nella vita, che appunto... dona, stare a Lourdes in generale dona. È più bello donare che in effetti. Ovviamente, ma lì non ci si pensa nemmeno. Lì è veramente donare, non ci si ferma mai, nonostante la stanchezza, nonostante i ritmi estenuanti di Lourdes, è comunque bellissimo. Abbiamo anche un barelliere importante, mi ha detto che fa il regista e che in effetti sta preparando anche una bella cosa. Villaricca è paese di cultura, quindi noi siamo a disposizione, però tu adesso ci racconti la tua esperienza, no? Sì, buonasera, sono Aurelio Magnetti, sono un volontario che in questa associazione sono oltre 30 anni. Doniamo soltanto sorrisi e tanto amore a queste povere persone, le quali non possono pagare un biglietto, quindi noi volontari paghiamo il biglietto anche per loro. Grazie anche alla presidente, che non c'è più ormai, è stata in cielo. Dal 1963 è nata questa associazione grazie alla signora Follieri. E quindi mi hai detto anche che hai avuto per esempio un ruolo in Posta Sole, in Gomorre, in altre cose. E come, ci racconti anche qualcosa? Sì, ho partecipato a un Posto al Sole, ho partecipato a Gomorra, e poi adesso stiamo facendo una commedia che porteremo a Calvizza, a Marano, al Teatro Alfieri, che si chiamerà Marito e Marito, e devolviamo tutto all'associazione Amami. Noi ci saremo, se ci coinvolgi siamo a tua disposizione, perché fare cultura, insomma, si riesce anche a creare lavoro. Certo, certamente, fare cultura è veramente creare lavoro. Grazie anche a voi. Grazie per te.